Quattro persone finite all'ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, due auto portate via con il carro attrezzi ed una viabilità in tilt in un orario di punta. Questo è il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina poco dopo le 12 nella rotatoria davanti alla porta Augustea all'inizio della via Flaminia a Fano. Una Ford Kuga condotta da una trentenne di Fano mentre procedeva all'interno della rotatoria in direzione Ancona è stata violentemente urtata da una Golf condotta da un marocchino residente a Brescia di 36 anni con due connazionali a bordo che proveniva da via Roma e si immetteva nella rotatoria. Per il violento urto la Ford si è girata su se stessa e tutti gli airbag al suo interno sono esplosi. Sul posto sono intervenuti per mettere in sicurezza la Golf dell'extracomunitario, dato che era alimentata a GPL, anche i vigili del fuoco, oltre al 118 che ha trasportato tutte e quattro gli occupanti i mezzi, con una sola autoambulanza, al Santa Croce di Fano per accertamenti. Inoltre, 6 unità della polizia locale hanno eseguito i rilievi necessari e regolamentato il flusso del traffico in un orario di forte densità.